e l'associazione Amici del Recording Supereroe. is on. Riniziamo perché è iniziata adesso la registrazione. Dicevo, benvenuti al secondo appuntamento di questa serie di tre webinar dedicati al primo soccorso canino, organizzato in collaborazione con la clinica veterinaria Meda, di cui la dottoressa Paola Palagiano è direttore sanitario. ANIC e l'associazione Amici del Ciocio, il Rescue. Questa sera si parlerà di vecchi nuovi avvelenamenti, intossicazioni, traumi, ferite e malattie infettive. Per un corretto, per una migliore fruizione del webinar, vi chiedo la cortesia di mettere in mute il vostro microfono. Se avete delle domande, cortesemente scrivetele nello spazio messaggi, io ne prendo nota e poi al termine della presentazione la dottoressa Palagiano si renderà disponibile a rispondere. E la seconda puntata, chiamiamola così, c'è una piccola novità. La volta scorsa vi avevamo detto che questi webinar erano totalmente gratuiti e vi si chiedeva un contributo chiaramente finalizzato alla situazione che c'è in Ucraina. Tramite la dottoressa Palagiano è riuscita a mettersi in contatto direttamente con l'associazione USAVA, che è l'Ukrainian Small Animal Veterinary Association, che ha sede a Odessa. E quindi vi invitiamo a fare le vostre donazioni sull'IBAN e sulla PayPal che è indicata sul profilo Facebook Anic, perché andranno direttamente nel cuore dei territori che in questo momento sono coinvolti dalla guerra. Da parte mia, di nuovo un caloroso ringraziamento. La volta scorsa, non so dire se sia stato il picco massimo, però abbiamo superato abbondantemente le 45 persone. Quindi direi che gli argomenti trattati, la modalità di fruizione del webinar sono stati, graditi. E quindi cedo la parola alla dottoressa Palagiano, che ringrazio ancora per la sua disponibilità. Grazie a voi, grazie a voi e grazie a voi soprattutto per il supporto che potete dare agli ucraini. Come diceva Massimiliano, sono riuscita a mettermi in contatto direttamente con il presidente della USAVA e con la presidentessa della FECAVA, che è un'associazione sempre di veterinari ucraini. E si discuteva del fatto che appunto tutte queste donazioni serviranno per sterilizzare, per comprare farmaci per i cani, soprattutto i cani abbandonati in questo momento in Ucraina. Quindi ancora vi esorto a utilizzare questo canale e a donare. In realtà questa slide è oramai un pochino sorpassata, nel senso che è sempre direttamente Vets for Ukraine, ma in questo momento, appunto, essendo riusciti a entrare in contatto direttamente con questo presidente dell'Associazione dei Piccoli Animali, Veterinario dei Piccoli Animali Ucraina, avremo un canale ancora più diretto per poterli aiutare. Ok, quest'oggi parleremo di nella prima parte parleremo di avvelenamenti e intossicazioni. Avvelenamenti di tipo involontario, che molto spesso sono la maggior parte delle forme di avvelenamento e intossicazione con cui abbiamo regolarmente a che fare, e anche delle forme dolose. Allora, Quando vuole, dottoressa, può iniziare a sharare la presentazione. non si vede nulla. Non si vede? No.
Ecco, perché No. io in realtà ero in presentazione. Allora, torniamo indietro, vediamo un po' se riusciamo. Io sono in modalità presentazione secondo il mio computer. E chissà perché adesso non lo vuole più fare. Esce. Ok. Allora, mi rimetto in modalità presentazione. Dove sei? Vieni qua. Modalità condivisione schermo. Non sono in condivisione schermo in questo momento. No. Lo vedete? No. No, perfetto. E perché non lo fa adesso? Vuole riuscire a rientrare un attimo. Riesco, rientro. Abbiate pazienza. Buongiorno a tutti. Buonasera, Buonasera. anzi. Siamo Beh, può anche aver disorientati. ragione. Siamo Dipende da disorientati. quale parte dell'emisfero che ci No, no, troviamo. Italia, Italia. Che Allora, ormai. buonasera, benvenuta. Grazie. Ecco, ora vediamo la presentazione. Mi vedete? Ora vediamo se arringhi la presentazione. Perfetto. Perfetto, vediamo un pochino se riusciamo a farla partire direttamente così. Ok, la vedete la seconda pagina? Sì, la vediamo. Boh, ce l'abbiamo fatta. Ok, la seconda pagina era quella di Vets for Ukraine. Adesso partiamo da avvelenamenti e con intossicazioni. La vedete? No. Adesso sì. E con un po' di ritardo probabilmente. Ci siamo? Usciamo dalla modalità presentazione. Okay. Ecco, attacchiamo questo qua al Esatto, sì. Adesso muro e andiamo avanti così. Ok, così va bene? Si vede? sì, si vede. Bene. Ok, allora, dicevamo del fatto dell'intossicazione degli avvelenamenti, che in realtà gli avvelenamenti dolosi sono per fortuna la minoranza e la maggior parte delle intossicazioni che avvengono nei nostri animali sono di solito conseguenza di distrazioni, di curiosità, di una serie di, insomma, di fattori per cui i nostri animali mangiano un po' di tutto, i cani in particolare. Riguardo agli avvelenamenti dolosi, io partirei con un pochino di storia. Il fatto che l'uso delle esche avvelenate era concesso ed era permesso fino alla 1977. Questo aveva lo scopo, vabbè, non commento sulla logica, di limitare la fauna selvatica cosiddetta nociva. Invece, con la legge del 2004, viene punita l'uso di esche avvelenate e viene punita con reclusione fino da 4 mesi a 2 anni, se cagiona la morte, e invece da 3 a 18 mesi con una multa da 5.000 a 30.000 euro se cagiona lesioni o sofferenze. Questo ci interessa perché nel caso appunto ci fossero degli avvelenamenti dolosi è necessario e è etico a mio avviso
denunciare, cosa che raramente viene fatta. Dal 2008 abbiamo che sono gli istituti zooprofilattici quelli responsabili, che hanno i laboratori di riferimento per effettuare le necroscopie e per il materiale delle esche o il contenuto gastrico, eccetera, eccetera. E dal 2011 è attivo un progetto di ricerca per l'individuazione degli avvelenamenti dolosi, e che è gestito dall'Istituto Zooprofilattico della Toscana. Perché vi dico questo? Perché la maggior parte delle informazioni seguenti proverranno appunto da questo dal portale a cui i veterinari si registrano per poter conferire eventualmente o carcasse o materiale biologico da far analizzare quando vi sia il sospetto di un avvelenamento doloso. E questo poi a carico dello Stato, cosa che è importante perché la ricerca di tossine in realtà è piuttosto costosa, altrimenti fatta individualmente. Bene, parliamo dei principali tossici a uso doloso. Di questi, il cloralosio, l'antu, la acrimidina, il fosforo di zinco, metaldeide, i rodenticidi e la stricnina sono in parte, allora, la maggior parte erano dei rodenticidi, come il cloralosio, l'antu, il fosfato di zinco, gli anticoagulanti. La stricnina è sempre stato un veleno to cure utilizzato per le esche, è una polvere biancastra, un sapore amaro, ma soprattutto nell'arco di meno di mezz'ora porta al creatore i nostri animali. Per gli altri, nella maggior parte dei casi, poi abbiamo dei segni neurologici, tranne per quanto riguarda i rodenticidi, che causano invece delle emorragie inarrestabili. Poi parleremo più avanti ancora dei rodenticidi anticoagulanti, vedremo altre cose. Invece ci sono una serie di tossici che in realtà sono utilizzati in ambito agricolo e che possono intossicare anche in maniera non perfettamente dolosa i nostri animali. Perché? Perché vengono mantenuti poi nell'ambiente, alcuni di questi possono rimanere nell'ambiente anche per tempi molto lunghi, come per esempio il glifosato, che rimane addirittura per 180 giorni. Poi abbiamo quelli che sono gli organofosforati, i carbamati, gli organoclorurati, insomma sono quelli, gli antiparassitari sostanzialmente, sono diverse classi che hanno un'azione sempre sul sistema nervoso centrale, quindi causano tremori, convulsioni e possono causare anche morte, e che hanno una tossicità diversa a seconda dei composti e anche della specie interessata. I piretroidi, per intendersi, sono quelli che vengono utilizzati comunque come antiparassitari repellenti nel cane e che invece sono molto tossici per il gatto. E poi il ricino, in realtà il ricino è utilizzato come fertilizzante, quindi alle volte le intossicazioni non sono frutto di dolo, ma frutto di disattenzione, diciamo così. Ok, segni clinici nervosi, li troviamo appunto nel cloralosio, la acrimidina, questo di NOC, il fosforo di zinco, la metaldeide, tutti gli organi, gli insetticidi e nella stricnina. Come dicevo prima, i segni clinici sono essenzialmente di tipo tremori, convulsioni, ipersensibilità agli stimoli esterni, e quindi basta una luce, un rumore perché vengano scatenate delle crisi convulsive che poi possono diventare e risultare mortali. Segni clinici gastroenterici invece li abbiamo in altri tipi di veleni,
tra cui appunto il fosforo di zinco, il glifosato, il paracaucat e D4, che poi possono causare anche un danno polmonare. Hanno incluso anche il ricino, perché anche il ricino, come sappiamo, come d'antica memoria, veniva utilizzato l'olio di ricino per causare delle, insomma, purghe. Nelle prime fasi, gli antiparassitari, quindi organofosforati, carbamati, gli organoclorurati e i piretroidi, causano vomito e diarrea. Altri segni clinici sono di tipo respiratorio e li troviamo nell'arsenico, nell'antu e nel fosfato di zinco. Quindi fame d'aria sostanzialmente, perché causano edema polmonare, quindi un accumulo di liquido negli alveoli polmonari e poi portano a morte. Una grossa, grossa categoria di antiparassiti, di veleni è costituita dai rodenticidi che causano degli importanti disturbi della coagulazione. Ora, i rodenticidi, quelli che insomma sono in granuli, che sono contenuti nelle bustine, di solito hanno colori abbastanza sgargianti, azzurri, verdi, rossi. Sono dei farmaci che possono essere di varie generazioni. Ora, man mano che le generazioni sono successive, invece di renderli più sicuri, li rendono più pericolosi e quindi l'azione è più potente e la durata d'azione è più prolungata. In cosa consiste l'attività di questi prodotti? Inibiscono una vitamina dell'organismo che serve per produrre i fattori di coagulazione e quindi dopo l'ingestione non verranno più prodotti questi fattori di coagulazione. È ovvio che quelli che ci sono fino a quando ci sono funzionano ed è per questo che i segni clinici li abbiamo dopo un periodo che va insomma dai 24-48 ore tendenzialmente a un periodo anche più prolungato a seconda della dose del veleno, della fonte del veleno, perché se mangiano un animale morto che si è avvelenato avranno una quantità di veleno proporzionalmente probabilmente inferiore e quindi con dei segni clinici un pochino più tardivi. Quello che succede è che qualunque botta, qualunque contatto provocherà una rottura di vasi e un'emorragia inarrestabile. Quindi si formeranno delle emorragie che possono essere emorragie esterne, quindi dal naso, dalla bocca, dall'ano, dalla vulva della vescica. Ma possono essere anche delle emorragie interne, quindi nelle grandi cavità, torace, addome sostanzialmente. Che cosa possiamo fare? Beh, una volta che si diagnostica un avvelenamento di questo genere, allora se l'animale ha appena ingerito il veleno, quello che si fa lo si fa vomitare. Poi vedremo che cosa possiamo utilizzare per farlo vomitare. L'altra cosa, poi cercare di utilizzare delle sostanze che trattengono un po' le tossine per far sì che queste passino nella maniera più indenne possibile. Poi si controllano i fattori della la coagulabilità del sangue e si intraprende di solito anche a scopo preventivo inizialmente un trattamento con vitamina K. Perché? Perché è appunto l'antidoto, cioè il veleno ha distrutto quella che c'era di vitamina K, noi gliela ridiamo. Ricordiamoci che per quanto riguarda i veleni di terza generazione, questi hanno un'azione estremamente prolungata, fino a un mese e mezzo, alle volte 2 mesi di terapia sono necessari, quindi non possiamo, dopo una settimana sospendere l'antidoto perché i segni clinici ritorneranno.
veleni casalinghi diversi, tra questi particolarmente pericoloso è il glicoletilenico. Il glicoletilenico è per intendersi l'antigelo dei radiatori, l'antigelo dei caloriferi, ma è contenuto anche in alcuni siberini, quindi bisogna porre molta attenzione. Che cosa fa? Causa un danno renale gravissimo e molto spesso irreversibile. Per cui questi soggetti, soprattutto se la diagnosi è precoce, si può considerare un ricovero urgente in flebocrisi per aumentare il passaggio di liquidi nei vasi e quindi attraverso i reni e quindi aiutare a espellere questa sostanza, controllare i disturbi metabolici che sono normalmente presenti. Ci sono degli antidoti che in realtà sono dei derivati dell'etanolo, quindi o alle volte nelle condizioni più disperate si utilizza anche l'etanolo, ma la cosa migliore sarebbe effettuare dialisi. La dialisi in Italia viene effettuata attualmente in almeno 3 centri, è molto costosa, molto, perché stiamo parlando di migliaia di euro, però è una delle poche possibilità che abbiamo per salvare questi animali. Fra i veleni casalinghi consideriamo anche la candeggina, che chissà perché a loro piace tantissimo, il sapone piatti, le saponette, che però danno soltanto delle irritazioni dell'apparato gastroenterico e quindi in questi casi possiamo utilizzare il carbone vegetale, che è una di quelle sostanze adatte per trattenere le tossine e per aiutare a espellerle. Recentemente è stato prodotto un carbone vegetale a uso animale, quindi nella nuova farmacopea, che non so dire se sia un bene o un male, perché come è un bene perché è più appetibile, è un male perché è più costoso. E purtroppo poi a noi obbligano a utilizzare i farmaci uso veterinario. Altre intossicazioni molto molto frequenti sono quelle date dai farmaci antinfiammatori. Perché? Perché a me capita spesso che diversi clienti facciano automedicazione senza una razionale. Quindi ci sono degli farmaci antinfiammatori che hanno una elevata potenza nel cane, molto più che nell'uomo, e quindi possono causare dei problemi gastroenterici con ulcere molto frequenti, ma anche problemi renali. Alcuni prodotti più di altri sono dannosi, l'ibuprofene, il chetoprefene, in realtà sono abbastanza tossici. Le concentrazioni elevate di questi farmaci, quindi consideriamo che i cani non sono dei piccoli uomini. I pazienti cosiddetti fragili, quindi i cuccioli e gli anziani, e quelli che hanno per esempio già dei danni pregressi renali o uno stato di disidratazione, questi sono molto più sensibili agli effetti tossici degli antinfiammatori. Che segni possiamo avere? Possiamo avere vomito, diarrea e possiamo avere anche dei danni renali, anche molto importanti. Cosa possiamo fare? Indurre vomito sicuramente. Vanno controllati i parametri funzionali e metabolici, quindi la funzione renale, soprattutto la disidratazione, lo stato acido basico, e una terapia, è importante effettuare una fluidoterapia, una terapia di supporto. Vi ho inserito il numero del centro antiveleni di Niguarda, che sebbene sia un centro antiveleni per l'uomo, sono persone estremamente disponibili anche per quanto riguarda la veterinaria e hanno una notevole conoscenza anche di quelli che sono i veleni e gli antidoti che si possono utilizzare
e saranno loro a indicarvi se effettivamente è necessario, quanto è necessario rivolgersi a una struttura veterinaria. Farmaci diversi, non avete idea di quante volte il cane abbia mangiato le pastiglie della nonna o le supposte o altro. In questi casi, poiché ogni farmaco fa un po' storia a sé, è sempre opportuno rivolgersi appunto al centro antivelenì di Linguarda, il cui numero è 0266101029. E nel caso comunque utilizzare sempre il carbone attivo perché questo quantomeno aiuta a espellere il farmaco, sempre che non si riesca a far vomitare prima, ma dipende anche dalle tempistiche perché nella maggior parte dei casi il vomito deve essere indotto entro i 30 minuti, massimo un'ora, oltre questo periodo la maggior parte del farmaco è già stato assorbito e alle volte non è neanche opportuno far vomitare. Sostanze da abuso. È sempre più frequente, noi cominciamo a vederle relativamente di frequente. Vi faccio vedere questo video. Mi sarebbe piaciuto mettermi una canzoncina, una musichetta adatta, non ci sono riuscita. Ma è carina perché questa cagna era particolarmente stordita. Guardate con che cautela poggia le zampe a terra, che faceva veramente morire dal ridere. E questa nel parchetto aveva probabilmente mangiato qualche cosa che non avrebbe dovuto. Tra questi, queste sostanze d'abuso abbiamo la marijuana. Dobbiamo sapere che i cani sono molto più sensibili rispetto all'uomo agli effetti psicotici, quindi a questi svarioni, queste alterazioni del sensorio. Molto spesso abbiamo depressione, atassia, cioè non si muovono bene, midriasi, quindi le pupille dilatate, perdono urine, hanno un'alterata sensibilità ai suoni e ai movimenti. Quindi se noi facciamo un movimento brusco, questi si agitano molto più di quanto si agiterebbero normalmente. Raramente possono indurre convulsioni. Ora, che cosa fare? Indurre vomito entro 30-60 minuti e trattamento di supporto che nella maggior parte dei casi significa fluidoterapia, quindi una fluidoterapia in vena. Ora, alimenti tossici. Questi oramai sappiamo tutti che la cipolla e i derivati della cipolla e dell'aglio sono tossici per il cane e anche per il gatto, ma noi stiamo parlando in questo momento dei cani. Le cipolle e l'aglio sia cotte che crude sono tossiche, quindi non consideriamo soltanto il cibo crudo. E la dose, tutto sommato, non è un granché, quindi 15 grammi chilo di peso del cane e la dose tossica significa che un cane di 30 kg, se mangia tre cipolle, è bello che è fritto. Causano inizialmente problemi gastroenterici e causano dei problemi di anemia. Anemia si chiama anemia corpo di Heinz, che significa che praticamente ci sono dei danni di ossidazione dei globuli rossi, quindi si altera la membrana del globulo rosso, questa è più fragile. E quindi vengono rimossi più rapidamente dal torrente circolatorio. Questo man mano causa anemia. Uva e associati, quindi uva passa, uva sultanina, causano una tossicità renale. La dose tossica è piuttosto variabile nei cani, quindi comunque dai 10 ai 57 grammi per chilo di peso. In generale in media 32 grammi, nell'uva passa la dose tossica è più bassa, quindi dai 10 ai 30 grammi. La cosa interessante è che i segni clinici sono più tardivi, quindi accompagnano in 6-24 ore, sono caratterizzati da abbattimento, da anoressia, da vomito, c'è dolore addominale, c'è deborezza, c'è disidratazione. Poiché l'assorbimento è lento, noi possiamo pensare di farli vomitare anche nelle ore successive, quindi anche dopo 2-3 ore dalla
dell'assunzione. Ovvio che prima li facciamo vomitare e minori saranno i danni. È importante la reidratazione endovenosa e il controllo della funzione renale. Non è noto quale sia la tossina di preciso. La prognosi è riservata perché qualcuno non ce la fa. Anche questi soggetti, nelle forme più gravi, beneficiano della dialisi. Cioccolato, tè, caffè, anche queste sono sostanze più che note. Sappiamo che contengono appunto delle sostanze. Le sostanze attive sono la teobromina e la caffeina. Strano, ma non strano, le intossicazioni sono più frequenti in occasione delle festività, guarda caso, quando a noi settimana scorsa è capitato un bigolo che è riuscito a mangiare due uova di cioccolato e mezzo e un cabaret intero di Ferrero Rocher. E direi che se l'è cavata perché era un bigolo, quindi come tale hanno mille risorse, siamo riusciti a fargli aumentare l'ira di Dio, non ha avuto dei grossi effetti collaterali, per fortuna. Comunque la gravità dipende da una serie di fattori che sono legati al tipo di sostanza, quindi il cioccolato fondente rispetto al cioccolato al latte, per esempio, la quantità, il peso del paziente, ma anche delle caratteristiche intrinseche, cioè ci sono dei cani che non hanno alcuni enzimi epatici che sono volti alla detossificazione o ne hanno in quantità carente, e questi subiscono dei danni molto molto più gravi. Per contro, rispetto a questo beagle che abbiamo visto settimana scorsa, ricordo di un Doberman che aveva mangiato mezza tavoletta di cioccolato e che un altro po' se ne andava a creatore, perché probabilmente non aveva quegli enzimi che servivano. Allora, qua vi ho messo due tabelle di quello che è la dose letale 50, cioè quella che uccide la metà dei soggetti trattati con quella dose. Per la teofillina che è contenuta nel tè, le quantità sono abbastanza elevate, per la caffeina sono più basse, la teobromina che è quella contenuta nel cioccolato sono insomma paragonabili a quelle della teofillina. In quest'altra tabella, tratta sempre da un articolo scientifico, abbiamo la quantità di sostanze di metilxantina, quindi di teofillina e teobromina, contenute nella polvere di cacao, quindi ce n'è abbastanza rispetto al cioccolato non zuccherato. I beans sono i semi di cacao, il cioccolato dolce o semi dolce e il cioccolato dolce fondente, cioccolato al latte, canditi, cioccolato bianco invece praticamente non ha metilxantine e i semi di cacao hanno una concentrazione di teobromina 1-2%. Ora, la dose tossica di un cane di 10 kg è 65 grammi di polvere di cacao o una tavoletta da 125 grammi di cioccolato fondente. Quindi non è poco, ma non è neanche tantissimo. Che cosa succede? Abbiamo segni clinici nell'arco di 6-12 ore, nausea, vomito, diarrea, abbattimento. Alle volte ci sono dei fenomeni eccitativi. Atassia, quindi appunto difficoltà di movimento, tremori e convulsioni, possono esserci anche delle aritmie cardiache e dei sanguinamenti. Quello che noi possiamo fare è stabilizzare, cercare di indurre il vomito, eventualmente effettuare una lavanda gastrica, questo ovviamente non la potete fare a casa. L'uso del carbone vegetale va usato ogni 3 ore e fino a 3 giorni di trattamento, quindi non pensiate di dare una volta il carbone e vabbè, tutto a posto, ti saluto Maria. Le aritmie
quando sono presenti, vanno diagnosticate e trattate farmacologicamente, diagnosticate ovviamente attraverso dei tracciati elettrocardiografici, trattate farmacologicamente, il veterinario saprà che cosa utilizzare nel singolo evento. L'avocado è stata una sorpresa anche per me, perché non pensavo che potesse essere tossico. In effetti, la sua tossina è legata a una sostanza fungicida che si chiama persin. Non è nota la dose letale, quindi è variabile, causa problemi gastroenterici. Può causare problemi polmonari, quindi con difficoltà di respirazione, respirazione con la testa sollevata, bocca aperta, e la morte può sopraggiungere nell'arco di 12-24 ore. Le noci di macadamia in realtà da noi sono poco presenti, sono usate infatti soprattutto in America e in Australia per fare dei dolci. Non è nota la tossina, le quantità di tossina sono molto variabili, anche qua dipende probabilmente dalla sensibilità individuale, e quello che causano è debolezza, depressione, vomito, atassia e delle zampe gonfie. Queste zampe gonfie tendono poi a ridursi e tornare normale nell'arco di 24-48 ore. Anche qua quello che si può fare è indurre vomito, l'uso del carbone attivo e uso di blandi rilassativi. Allora, xilitolo, che è un dolcificante artificiale, nell'uomo non dà nessun problema, nel cane praticamente mima l'attività dello zucchero e quindi causa un rilascio di insulina. L'insulina è quell'ormone che permette allo zucchero di entrare nelle cellule, quindi nel momento in cui c'è una grossa quantità di insulina, lo zucchero nel torrente circolatorio si riduce notevolmente, quindi il cane va in ipoglicemia anche molto molto grave, quindi i segni dell'ipoglicemia sono dei segni neurologici caratterizzati da atassia, debolezza, convulsione e in più viene causato un gravissimo danno epatico. Allora, che cosa dobbiamo fare? Farli vomitare e se ci sono dei segni lievi, dare del cibo molto zuccherato e spesso, in modo tale da mantenere, da risollevare la glicemia. E nel caso di gravi intossicazioni è indicato il ricovero. Alcol. Cani non tollerano l'alcol, per loro è molto tossico, è epatotossico, anche il luppolo è tossico e nel cane le maggiori fonti di intossicazione sono date sia dagli alcolici, magari somministrati per gioco all'animale, ma anche profumi. Non so se avete notato, la maggior parte dei cani ha comunque una sorta di repulsione nei confronti dell'alcol, si strofina il naso, si allontanano, insomma, fanno un mucchio di scene. E quello che abbiamo come segni clinici sono, ancora una volta, dei segni di tipo neurologico, quindi atassia, sedazione, quindi sono mezzi addormentati, un po' come degli ubriachi, vomito, debolezza. Scusate, non si vede la presentazione, almeno io non la vedo, non so gli altri. È Oh no. sparita dallo schermo. Io la vedo, non so gli altri, Sì, potrebbe essere. ora sì, ora sì. Sì, Anch'io la ora lo vedo. vedo anch'io. Ah, ok, niente, grazie. Siete arrivati anche voi agli alcolici? Sì, possiamo Sì. andare avanti. Quindi dicevo che che possiamo avere appunto anche vomito, diarrea, difficoltà respiratoria e coma e morte. Nelle forme comatose, le forme gravi richiedono un mantenimento in ventilazione artificiale, questo perché
il paziente comatoso non è in grado di respirare autonomamente. Questo può essere mantenuto per tempi anche più o meno lunghi, intanto che viene smaltita la sbornia. Piante tossiche. Piante tossiche sono tante, alcune sono assolutamente note come la stella di Natale, l'oleandro, le liliacee in generale. Alcune anche per me sono state un po' una sorpresa, le primule, la bella di notte, l'ortensia, l'agrifoglio, l'edera, i tulipani, molto spesso sono delle forme gastroenteriche. Una menzione a parte riguarda la Cycas revoluta, che è una palma che sta andando molto di moda, se ne vedono tante soprattutto nel centro-sud Italia, ma anche altrove sono delle piante da esterno. E queste sono estremamente tossiche, tutte le parti sono tossiche, ma soprattutto i semi e il gambo. E bastano due semi a causare la morte di un cane, quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Che cosa causano? Causano clinicamente vomito, diarrea, sete intensa e salivazione, ma in realtà causano un gravissimo danno epatico e po che porta a morte. Il problema è che non esistono antidoti. Quindi quello che noi possiamo fare è far vomitare, utilizzare una terapia di supporto, quindi flebo e più eventualmente dei fattori degli epatoprotettori e monitorare strettamente la funzione epatica, quindi ricontrollare i parametri epatici a stretto giro per capire da che parte si sta andando. Piante tossiche in casa, allora la begonia. È un'altra pianta che non mi sarei mai aspettata di trovare fra le piante tossiche. La Dieffenbachia era nota, la stella di Natale. Questa è la. Signore, come si chiama? Sono le palme che si trovano in casa, ma c'è anche l'aloe. E l'aloe in realtà viene anche utilizzata in alcuni preparati. Fitoterapici, sia a uso interno che a uso esterno, però l'aloe dà problemi di tipo gastroenterico in parte, ma anche problemi renali perché aumenta la quantità di vitamina D e quindi dà delle intossicazioni vere e proprie anche piuttosto importanti. Questo perché molto spesso mi capita di clienti che appassionati di fitoterapia e di terapie cosiddette naturali, ma queste terapie naturali non è che siano sempre estremamente adatte e la letteratura non è così ampia in materia. I funghi in generale sono tossici per il cane, ma i nostri, quelli che sono edibili, in piccola quantità non creano grossi problemi. Invece i chiodini, che contengono acido ollanico, sono dei funghi considerati tossici, danno dei problemi renali. E invece la maggior parte dei funghi, soprattutto le mazze di tamburo, quella categoria lì, tende a causare dei problemi gastroenterici. Passiamo a un altro capitolo che è quello degli animali velenosi. Volevamo fare una Aspetti piccola. un attimo, dottoressa, le volevo fare un paio di domande che mi sono arrivate, così magari anche qualche secondo per bere un bicchierino d'acqua. Torno un po' indietro sui veleni. È vero che è molto subdolo il veleno dei pertopi,
perché è studiato in modo da dare i primi effetti sul topo, non nell'immediato, ma addirittura qualche giorno dopo. Quindi Sì, magari io. forse l'avevo accennato, evidentemente non sono stata abbastanza chiara. Il fatto che causi una deplezione di questa vitamina K, che è fondamentale per produrre i fattori di coagulazione, significa che il tempo di latenza fra l'ingestione del veleno e i primi segni clinici sia ritardata nel tempo, anche di qualche giorno. Questo ha un significato nel controllo dei topi perché i topi hanno una struttura sociale molto complessa, per cui c'è il topo assaggiatore, un po' come quello che ha Putin, che è quello deputato a mangiare per primo quello che si trova, no? Quindi se lui muore, nessun altro mangerà quel cibo. Ovvio che se non muore subito, ma muore dopo qualche giorno, gli altri topi non hanno avuto il tempo di capire che quell'affare lì era tossico, lo mangiano anche loro e quindi la popolazione è più facilmente sterminata. Ok, e poi ha più volte citato il provocare il vomito al cane. In Sì. che modo? Perché su come far vomitare il cane ci sono un mucchio di leggende, magari lei ci può dare qualche consiglio. Allora, sì, il metodo migliore in realtà usare dei farmaci che hanno azione emetica e quindi qualcosa che viene utilizzato in struttura. Però, nel caso in cui non ci fossero alternative, sebbene possa essere irritante poi per l'apparato gastroenterico, l'acqua ossigenata può essere una soluzione, nel senso che l'acqua ossigenata provoca il vomito. Provoca anche tante bolle che possono andare un po' a dare fastidio alla respirazione, provoca irritazione gastrica, ma direi che forse in alcuni casi il gioco vale la candela. Così come un altro rimedio che viene utilizzato, però quello è ancora un pochino più pericoloso, è l'acqua molto salata, che provoca il vomito, però provoca anche squilibri elettrolitici, può portare delle ipernatremie potenzialmente pericolose, per cui magari una volta che si è utilizzato, non avendo altre alternative dell'acqua salata, è bene comunque poi portare in una struttura in modo tale da evitare degli squilibri metabolici che possono essere particolarmente gravi. Va bene, la ringrazio, è stata molto chiara. Invito i partecipanti a scrivere le domande sulla chat e quando vuole, dottoressa, può Siete riprendere. tutti svegli? Ok. Sì. Sì, certo. Assolutamente sì. Bene. Allora, andiamo avanti con gli animali avvelenosi e un posto di primo piano sicuramente alla vipera. La vipera che è diffusa su tutto il territorio nazionale tranne le isole. I cani sono delle specie a rischio perché sono curiosi, perché vanno a seguire tutto quello che trovano. I pericoli maggiori li troviamo poi in primavera, quando le vipere sono ancora mezzo addormentate, si muovono ma non così tanto, quindi non riescono a scappare perché quello farebbero più volentieri. E sono soprattutto a rischio le zone rocciose dove c'è sole, ma ci sono anche corsi d'acqua perché le vipere comunque mangiano i girini e quindi sono più frequenti in quegli areali. Dobbiamo sapere che le vipere non sentono, ma sentono solo le vibrazioni, quindi il battere sul terreno è un ottimo modo per far sì che si accorgano di noi e che cerchino di allontanarsi. Il morso di vipera è caratterizzato da due puntini
con ravvicinati tra di loro, con un gonfiore e un arrossamento rapido della parte, dobbiamo sapere anche che la quantità di veleno, che viene emesso può essere molto variabile, perché le vipere sono in grado di controllare l'emissione del veleno, quindi possono decidere di non di dare un morsettino giusto per farci capire che non siamo graditi, ma possono anche spaventarsi a morte e iniettare una grossa quantità di veleno. Che cosa fare con i morsi di vipera? Allora, la cosa principale da fare, sebbene sia estremamente difficile, è tenere il cane calmo, perché lo stress aumenta la diffusione del veleno. Quello che dobbiamo ancora fare è lavare, 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 lavare. Acqua, acqua a pressione sulla ferita, in modo tale da allontanare il più possibile il veleno. Meglio l'acqua ossigenata, che forma delle bolle e quindi allontana più rapidamente il veleno, in alternativa fisiologica o anche acqua di fonte. Se il morso è avvenuto vicino alla testa, staccare subito, sganciare subito il collare. Perché? Perché poi si gonfierà quella parte e quindi se si gonfia e il collare è ancora stretto, lo soffochiamo. Se invece è in altre aree, è bene bendare con una struttura tipo il vetro, quindi qualcosa che crei una compressione non particolarmente, cioè non dobbiamo stringere eccessivamente, però creare un minimo di compressione con il vetrap a partire da 10-20 cm a monte del morso e scendere verso il morso stesso. Perché la diffusione del veleno avviene attraverso l'apparato linfatico, quindi ritorna non tanto attraverso i vasi, ma quanto attraverso la linfa. E poi trasportare possibilmente in braccio fino al primo veterinario. L'uso di corticosteroidi è molto controverso. Quello che non dobbiamo fare, non praticare tagli perché diffondono ulteriormente il veleno, non succhiare il sangue che può essere pericoloso per noi, non usare cortisonici perché i cortisonici in realtà aumentano la coagulazione. Cioè, sono dei fattori procoagulanti e già il veleno di vipera è un procoagulante, quindi rischiamo di creare dei trombi. Anche l'uso del siero antivipera è controverso, non, a maggior ragione nei cani, anche nell'uomo ultimamente, perché comunque molte volte si creano delle reazioni che sono anche più gravi del morso di vipera stessa e soprattutto tenere calmi, cercare di mantenere la calma il più possibile e trasportare il nostro paziente. Processionaria. Allora, che cos'è la processionaria? Sono delle forme larvali di farfalle, che poi farfalle notturne che si schiudono nel periodo tardo estivo autunnale. Queste formano dei nidi sui pini, sugli abeti, e di cui le larve poi si nutrono e sono delle gran mangiore perché distruggono completamente queste foreste. Queste processionarie, che si chiamano così perché si muovono una dietro l'altra in fila indiana, proprio come una processione, hanno una peluria molto molto irritante che è in grado di causare delle imponenti reazioni allergiche e fino alla necrosi di tessuti. Anche qua, che cosa possiamo fare? Allora, diciamo che lavare, lavare, lavare è sempre la soluzione migliore, non strofinare e meglio utilizzare l'acqua e bicarbonato. Se si strofina, questa peluria viene distribuita maggiormente sui tessuti e quindi causa ulteriore danno. Quando i nidi vanno fatti asportare in maniera sicura da ditte specializzate, non vanno bruciati perché anche in quel caso la peluria viene praticamente vaporizzata e può essere pericolosa anche per l'uomo. Questo non l'avevo scritto, ma insomma.
punture di insetti. Allora, generalmente le punture di insetti causano esclusivamente irritazione e dolore, ma quando interessano le aree del muso o la bocca, perché i nostri cani sono dei fenomeni e riescono spesso a pensare di mangiarsi le vespe e le api, non sapendo appunto, soprattutto i giovani lo fanno, queste bravate. Allora possiamo avere un gonfiore anche importante. La differenza fra le api e le vespe è che il pungiglione dell'ape rimane infilato, quindi va poi estratto, e la povera ape muore perché perde parte del suo corpo. Quindi normalmente l'ape non ha nessun interesse a pungere i nostri animali perché poveretta ci lascia le penne. Diversa è la storia della vespa, che invece punge e può pungere più volte e ha una puntura anche più dolorosa rispetto a quella dell'ape. Un altro animale velenoso è il ragno violino, che è un ragnetto piccolo sostanzialmente, è presente nelle case, negli anfratti, e che può causare dei morsi molto molto dolorosi con un'infiammazione, un edema e una necrosi dei tessuti anche molto molto estesa, sia nell'uomo che nei nostri animali. Bon, altro argomento, vomito e diarrea. Allora, l'apparato gastroenterico non è, io dico sempre che l'apparato gastroenterico è un tubo, ha un ingresso e una fine. Quindi tutto quello che entra deve uscire. Quindi se c'è un'ostruzione in qualunque punto, quello che dovrebbe uscire non riesce e ritorna all'esterno, tendenzialmente col vomito. La diarrea invece è un pochino più complesso perché può essere legata a molti fattori, molto spesso si creano all'interno dell'intestino delle alterazioni di quel mondo che si chiama microbiota e che causa un'alterazione, una digestione delle sostanze anomala con la produzione di sostanze irritanti per l'intestino, quindi aumenta la peristalsi, quindi il movimento intestinale, e viene buttato fuori qualcosa che non è stato completamente metabolizzato e digerito e quindi è più acquoso. Il cane ha un centro del vomito molto sviluppato, più sviluppato rispetto al nostro. Questo significa che stimoli più banali sono in grado di evocare il vomito nel cane rispetto a quello che avviene nell'uomo. Cioè, nel cane il vomito è un evento piuttosto frequente. Consideriamo anche che sono dei carnivori e quindi la selezione dell'alimento non lo fa la bocca, ma lo fa lo stomaco, e quando lo stomaco decide che quella roba che gli è entrata non andava tanto bene, non fa altro che ributtarla verso l'esterno. Il vomito può essere con caratteristiche diverse, può essere un vomito alimentare, può essere quindi quando viene emesso anche dell'alimento, biliare, quindi quello che ha quel colore giallo-verdastro, può essere ematico, quindi rosso o a fondi di caffè, che è più pericoloso, oppure può essere un vomito fecale, con proprio una puzza anche di feci con una consistenza marroncina, e questo è legato a un'ostruzione, di solito abbastanza caudale, per cui quello che si era formato come profeci viene ributtato verso l'esterno. Un'altra caratteristica è quello che si chiama vomita proiettile, e che normalmente è legata a un'ostruzione della regione pilorica tendenzialmente. Quindi il piloro si chiude, lo stomaco si contrae e ributta fuori all'esterno, senza i conati di vomito, tutto quello che è stato ingerito.
Una piccola digressione è legata alla differenza fra vomito e rigurgito. Allora, il rigurgito è la fuoriuscita di contenuto dell'esofago, del primo tratto dell'apparato gastroenterico, e viene ributtato tal quale. Tendenzialmente è molto simile al cibo ingerito, spesso è ricoperto da muco. E non ci sono quelli che sono i conati di vomito, quindi l'animale non fa per buttarlo fuori, ma lo butta fuori direttamente. E tendenzialmente il rigurgito avviene in tempi brevi dopo l'assunzione dell'alimento. Il vomito invece è caratterizzato, tranne nel caso appunto del vomito a proiettile, che è un po' quello dell'esorcista per intendersi. È caratterizzato dai conati, quindi da questi movimenti del torchio addominale che aiutano poi a buttare fuori il contenuto gastrico o del primo tratto intestinale. Quando il vomito è preoccupante? Il vomito è preoccupante quando è un vomito a proiettile, quando è persistente, cioè quando non è un episodio singolo di vomito o due, tre episodi ravvicinati in un cane che più del resto è bello, vivace, corre, salta, fa tutto quello che deve fare. È da preoccuparsi. Ok, proviamo. Ok, un altro problema del vomito è quando un paziente che era sempre stato bene comincia a vomitare, vomitare, vomitare. Beh, ecco, lì è il caso di preoccuparsi. Magari se il cane non è particolarmente abbattuto si può aspettare il giorno successivo, ma comunque è un qualcosa da valutare. Quando è legato ad abbattimento, cioè quando oltre a vomitare il nostro animale è steso tipo pelle di leone o comunque ha poca voglia di rapportarsi al mondo, quando è un vomito fecale, tra in alcune eccezioni. Le eccezioni sono date da quei soggetti coprofagi, quindi quelli che mangiano le feci. Beh, in quel caso direi che c'è una ottima spiegazione al fatto che il cane vomiti del materiale fecale. Il vomito nerastro, quindi quello soprattutto con sembrano proprio dei fondi di caffè, sono dei propri veri e propri coaguli, e quelli indicano delle ulcere, che possono essere ulcere gastriche o del primo tratto intestinale, e quando viene vomitato tantissimo liquido in soggetti di solito abbattuti, la parvovirosi è una di quelle che dà questo tipo di vomito, sono dei vomiti abbondanti, puzzolenti, molto liquidi con pazienti che insomma sono veramente giù di corda. Quando non preoccuparsi, e che cosa appunto possiamo fare? Non preoccuparsi se ci sono degli episodi isolati, quindi se il vomito avviene non più di 1 o 2 volte al mese, non è il caso normalmente di preoccuparsi. Quando il cane è allegro e è vivace, è opportuno in questi casi togliere l'acqua e il cibo per poche ore. Perché? Perché l'acqua, soprattutto in grosse quantità, facilita nuovi episodi di vomito. Alle volte capita che effettivamente il cane ricomincia a bere, bere insistentemente, dilati nuovamente uno stomaco che in quel momento è irritato e ricomincia a vomitare. Quindi in questi casi è bene ridurre, togliere completamente l'acqua per 1 o 2 ore, non di più, perché poi tendiamo, soprattutto se il vomito persiste, si può disidratare il paziente. Un'altra cosa che si può fare, ovviamente non nei soggetti diabetici, è fornire dell'acqua zuccherata oppure del brodo tiepido, attenzione alle cipolle, in piccolissima quantità. Io dico sempre il fondo di una tazzina, si fa bere quella piccolissima quantità. Se
dopo un quarto d'ora, 20 minuti, non ha vomitato, se ne offre altrettanta, quindi ancora piccola quantità, più volte, fino a quando appunto nell'arco di qualche ora la situazione tende a ripristinarsi e poi pian pianino si offrono piccoli bocconi di cibo iperdigeribile. Diarrea. Allora, quello che vi sto facendo vedere sulla sinistra è un fecal score, che è quello che viene indicato dalle società di gastroenterologia per mostrare quelle che sono le feci normali, che sono indicate come ideali nella seconda finestra, mentre feci piccole e dure sono eccessivamente dure. Diarrea non è solo quest'ultima in fondo, questa pappetta in fondo, ma diarrea è anche feci molto più malformate, le tortine o le feci che hanno ancora forma di salamotto, però magari sono molto, molto più morbide. Ok, quindi. La diarrea, appunto, abbiamo detto che possiamo valutarla attraverso questo fecal score. La diarrea pericolosa è quella liquida, abbondante, associata ad abbattimento, oppure quando la diarrea è una diarrea emorragica o con coaguli, perché questo indica un'alterazione della barriera intestinale, o quando la diarrea è associata a perdita di peso. Perdita di peso e dimagramento anche importante del paziente. Cosa possiamo fare? Allora, sicuramente possiamo utilizzare una serie di prodotti che hanno un'azione addensante, che normalmente trattengono le tossine. Questo aiuta l'organismo a ripristinare quella che è la normale, il normale microbiota. Parlo di no microbiota e non più di flora intestinale, perché si è visto che questo è un mondo molto molto ampio che contiene una serie di batteri, una serie di virus, una serie di protozoi, anche di funghi, che sono tutti in equilibrio fra di loro. Finché c'è questo equilibrio, le feci sono ben formate. Quando qualcuno prevale, utilizzerà, metabolizzerà prevalentemente una sostanza piuttosto che un'altra, e quindi quando nel momento in cui, cioè nel momento in cui prevalgono delle popolazioni che fanno sì che le sostanze utilizzate, le sostanze metabolizzate producano delle sostanze irritanti, quello che succede è appunto che l'organismo per difendersi butti fuori acqua e butti fuori quindi si aumenti la quantità di liquido fecale e di conseguenza ci sia una diarrea. Un'altra cosa che si può utilizzare, appunto, oltre agli addensanti delle feci, usare dei cibi iperdigeribili che quindi riducono la quantità di scorie, permettono un migliore utilizzo delle sostanze alimentari e quindi aiutino nel ripristino della funzione. Fermenti lattici di varia natura, ne ho segnato uno, ma ce ne sono tantissimi, sia uso veterinario che uso umano. Quelli uso umano hanno il vantaggio di essere tendenzialmente, almeno alcuni, con dei multistrain, multiceppo e con una titolazione più precisa rispetto a quelle veterinarie. Quello che assolutamente non va fatto, e purtroppo è un brutto vizio anche di molti, molti miei colleghi, è quello di dare antibiotici. Gli antibiotici cosa fanno? Allora, sicuramente nel breve periodo eliminano la diarrea, ma perché? Perché uccidono tutto quello che c'è, l'ammazzano. Quindi se c'è qualcuno di cattivo, l'ammazzano. Sì, ma poi chi torna? Può tornare qualcuno buono, ma può tornare qualcuno di ancora più cattivo, e a quel punto c'è il forte rischio
che si creano delle resistenze antibiotiche, resistenze agli antibiotici. Quindi questo è in realtà veramente un brutto vizio che era molto molto frequente un tempo. Attualmente si vede ancora utilizzare eccessivamente gli antibiotici, anzi, gli antibiotici sull'intestino non andrebbero praticamente, quasi praticamente mai dati, ci sono delle rarissime eccezioni, non devono essere la regola. Ok, bere e urinare troppo. Prima di tutto è bene quantificare quanto il nostro animale beve nell'unità di tempo. Perché? Perché la sensazione del bere troppo può essere una sensazione non corretta. La quantità di tendenzialmente per fare questo si possono utilizzare o delle borracce graduate o delle bottiglie graduate e si somministra l'acqua soltanto nella ciotola per 3 giorni consecutivi. Ogni giorno si controlla quant'è la quantità di acqua consumata. Perché si fa su 3 giorni? Perché come noi possiamo avere delle variabilità, un giorno beviamo di più, un giorno beviamo di meno, ma se consideriamo un periodo minimo appunto di 3 giorni abbiamo una stima abbastanza precisa di quello che è il consumo generale di acqua. Questo è importante perché possiamo parlare di polidipsia, quindi di eccesso di acqua ingerita quando il cane beve più di 100 millilitri chilo al giorno, quindi un cane di 10 kg che beve 1 litro di acqua è un po' troppo, e così via. Cosa fare? Un esame delle urine è un esame semplice, poco costoso e che dà un mucchio di informazioni. Informazioni sulla capacità del rene di concentrare le urine, informazioni su alcune sostanze che possono essere eliminate in maniera inappropriata, per esempio le proteine oppure il glucosio, quindi il diabete, possono esserci delle infezioni, possono esserci, insomma, danno veramente tante tante informazioni. Se c'è un animale disidratato, possiamo vedere anche dalla concentrazione delle urine quanto questo animale, cioè possiamo percepire che ci sia uno stato di disidratazione quando le urine sono eccessivamente concentrate. Come raccogliere le urine? Allora, per alcuni scopi, il modo più semplice è avvicinarsi con un piattino di carta al di sotto dello sbocco delle vie urinarie, in modo tale da raccogliere quei 3-4 millilitri. Non serve veramente 1 litro di urine, ma basta una siringa di quelle nostre riempite di urina per poter fornire già delle indicazioni. Queste vanno molto bene per degli esami in generale, non vanno bene se io devo cercare delle infezioni delle vie urinarie. In quel caso è opportuno fare dei prelievi cosiddetti per cistocentesi, cioè direttamente dalla vescica, perché questi mi permettono di verificare effettivamente se ci sono batteri nelle medie alte vie urinarie. Ok, le zoppie, ho messo proprio poche cose delle zoppie perché Chow Chow è comunque una razza predisposta a problemi di zoppia, soprattutto posteriore, hanno degli arti posteriori particolarmente diritti, quindi le rotture del crociato sono abbastanza semplici, cioè frequenti, così come dei difetti di appiombo con un'iperestensione del carpo. Allora, prima di tutto, quando si parla di zoppie, dobbiamo capire se il cane in quel momento appoggia la zampa o se invece la tiene completamente sollevata, perché questo ci aiuterà nel capire
più o meno dove può essere localizzata la zoppia. La prima cosa che possiamo fare è sempre cercare fra gli spazi interdigitali, soprattutto in questi cani a pelo lungo, controllare ben bene fra tutte le dita se ci sono dei corpi estranei, se ci sono dei materiali che possono dar fastidio, se ci sono dei punti di dolenzia. E poi pian piano, partendo dalle unghie, le dita, i metacarpi, i metatarsi, e poi risalendo lungo le vie, capire, mobilizzare con calma tutti i segmenti, palpare tutte le ossa per capire dove può essere un punto di dolore. Un aiuto può esserci dato confrontando l'arto malato con l'arto controlaterale, quindi facciamo la stessa manovra anche dall'altra parte per capire dove diavolo è che fa male al nostro cane. E un altro parametro importante è capire se queste zoppie avvengono prevalentemente quando il cane si alza dopo essersi riposato, o se invece sono quelle che si definiscono zoppie a caldo, che quindi avvengono dopo gli sforzi. Perché? Perché questo ci aiuta a capire se possono essere dei problemi articolari, artrosici, o se invece sono prevalentemente dei problemi legati a infiammazioni articolari, muscolari o quant'altro. Ok, altro grande capitolo sono quelli legati alle prevenzioni, le vaccinazioni, come e quando effettuarle. Allora, mi sono basata. Ci si basa attualmente su queste linee che sono prodotte dalla SAVA, che è la World Small Animal Veterinary Association, che ogni tot anni rinnova, con un gruppo di esperti, si riuniscono, vanno a valutare tutta la letteratura, vanno a valutare tutte le novità e poi stilano queste guide. Per informare qual è il miglior modo per vaccinare i cani e i gatti, nel nostro caso parleremo soltanto dei cani. Allora, in primo luogo parliamo di quelle che sono le vaccinazioni core o non core, le chiamano core o non core, quindi essenziali o non essenziali. E le vaccinazioni non sono uguali per tutti, ma devono essere proposte e effettuate in base al rischio che il nostro animale ha di contrarre determinate malattie. Faccio un esempio: se un cane vive esclusivamente in un appartamento, avrà bisogno di meno vaccinazioni di un cane che corre libero nei boschi, nei prati o che sta magari in un canile. Poi parleremo di quelle che sono le vaccinazioni di legge e come ci si comporta per le vaccinazioni di cuccioli adulti. Allora, una prima nota è legata a quello che deve essere scritto sul libretto vaccinale. Che cosa deve esserci perché effettivamente si sappia che è stata effettuata una vaccinazione e quello che è di legge per questo. Quindi deve essere segnato il tipo, la marca, il lotto e la scadenza del vaccino. Generalmente questo sono tutti i dati contenuti nella fustella identificativa. Quindi ci deve essere una fustella, ci deve essere la data di esecuzione della vaccinazione, la firma e il timbro del veterinario certificatore e sul timbro deve essere sempre indicato il numero di iscrizione dell'ordine. Questo perché ci sono tanti improvvisati e tanti che dicono di fare vaccini e che magari questi vaccini non li eseguono correttamente. E tutti questi dati servono per identificare nel momento in cui dovesse esserci qualunque problema sul vaccino che lotto è stato implicato e quindi che cosa possiamo, insomma, che cosa bisogna ritirare eventualmente dal mercato. Parliamo dei cuccioli. Allora, i cuccioli vengono vaccinati per parvovirosi, cimurro, epatite infettiva inizialmente,
esiste un nuovo vaccino per i cuccioli che si chiama DP e che è stato prodotto recentemente, che caratteristica ha rispetto ad altri vaccini, riesce a bypassare quella che è l'interferenza degli anticorpi materni. Cioè, nel momento in cui il cucciolo nasce e succhia il colostro, assume dalla mamma degli anticorpi nei confronti anche delle malattie infettive per cui tendiamo a vaccinarle. E questi anticorpi hanno una durata indicativa che scema pian pianino nel tempo. La quantità degli anticorpi dipende da molti fattori, tra cui quanti anticorpi aveva la madre, quanto ha ciucciato il cucciolo, perché se il cucciolo è più grosso della cucciolata, probabilmente avrà ciucciato molto di più rispetto a un cucciolo più piccolo. Dipendono anche dalle caratteristiche intrinseche del cucciolo, per cui ci possono essere appunto dei livelli di anticorpi differenti. Nel momento in cui si fanno i primi vaccini, quello che succede è che i nostri vaccini utilizzano, il virus che viene iniettato per creare la risposta immunitaria viene attaccato dagli anticorpi presenti, quindi abbassa la quantità di anticorpi e quindi il cucciolo è più suscettibile nelle prime fasi alle malattie infettive perché in quel momento non è più, non ha più difese. Questo nuovo vaccino ha proprio lo scopo di bypassare questo problema e permettere già dalla prima vaccinazione un cominciare a produrre degli anticorpi nei confronti delle malattie infettive, che sono quelle più pericolose per la vita dell'animale e che fino a poco tempo fa avevano indotto molti allevatori, molte persone dell'ambiente cinofilo a richiedere che i cani nel periodo cosiddetto suscettibile durante le prime vaccinazioni non fossero esposti agli ambienti esterni. Perché appunto non erano protetti. Questo da una parte è vero con i vecchi vaccini, scusate, ma dall'altra parte il periodo dai 2 ai 4 mesi tendenzialmente è il periodo più importante per la socializzazione, un po' come tenere un bambino di 3-4 anni chiuso, relegato in casa. Senza conoscere il mondo, quel bambino avrà un mucchio di paure e non saprà rapportarsi con i propri simili. Quindi, se da una parte dobbiamo proteggere la loro salute, dobbiamo anche proteggere però il loro equilibrio mentale, perché con il loro equilibrio mentale andremo avanti per tutta la vita. Riguardo alle vaccinazioni, le vaccinazioni vanno proseguite fino alla 16ª settimana, quindi 4 mesi. Perché questo? Perché in questo momento si ha quella che si definisce competenza immunitaria, cioè la capacità dell'organismo di far fronte e di rispondere correttamente, avere un sistema immunitario maturo per rispondere alle malattie infettive. I vaccini per la leptospirosi adesso sono registrati a partire da dopo il secondo mese. Riguardo alla leptospirosi, ci sono recentemente, sono usciti recentemente, non così recentemente, dei vaccini che hanno 4 valenze, mentre i vaccini più vecchi ne avevano soltanto 2, quindi per l'enteromorragia e la canicola, i primi 2. Quelli a 4 valenze hanno anche la Bratislava e l'Australis autumnalis e la grifo tifosa, che sono in realtà dei sierotipi molto molto frequenti sul territorio nazionale, anzi molto più frequenti rispetto ai più vecchi sierotipi. Quindi se abbiamo un rischio leptospirosi e se dobbiamo vaccinare per la leptospirosi, ha senso vaccinare con le 4 valenze e non con le 2 valenze.
La vaccinazione antirabica può essere fatta dopo la dodicesima settimana. Ora, non per far polemica, ma capita spesso di vedere dei cuccioli provenienti dall'estero che hanno magari 2 mesi quando ce li hanno e che hanno la vaccinazione antirabica. Beh, quella è necessariamente un falso e comunque non è assolutamente protettiva. Dopo il primo ciclo di base si effettua un richiamo delle prime vaccinazioni che deve avvenire fra la 26esima e la 52esima settimana, quindi fra i 6 mesi e l'anno di età. Questo per consolidare praticamente la nostra risposta immunitaria. Dopodiché potremo essere molto molto più tranquilli con le vaccinazioni e ecco, le indicazioni date dalle linee guida dicono: dopo questo ciclo di base fatto bene, un mese dopo posso testare la presenza o meno di anticorpi nei confronti dei miei vaccini. Quindi con un prelievo di sangue posso controllare che ci siano adeguati anticorpi. Nel caso vi fossero, siamo tutti tranquilli. Nel caso non vi fossero, sarebbe bene utilizzare un vaccino di marca diversa perché probabilmente quel cucciolo non risponde bene alla prima marca di vaccini. Se successivamente abbiamo ancora questa situazione, abbiamo quelli che si definiscono non responder, ovvero quei soggetti che non montano una difesa di tipo anticorpale. Questo non significa che non abbiano delle difese in senso assoluto, ma non hanno anticorpi. Diciamo che il Covid in questo caso ha insegnato moltissime cose perché col Covid abbiamo visto che alcuni post-vaccinazione hanno gli anticorpi, altri non ce li hanno, altri sono protetti, alcuni non sono protetti, insomma, funziona nello stesso modo anche per i cani. Negli adulti, le vaccinazioni per CIMURRO, parvovirosi e epatite durano molto più di un anno, durano 2, 3, 5 anni, 7 anni, addirittura tutta la vita. E quindi non è necessario vaccinare tutti gli anni per tutte le valenze, ma tendenzialmente si possono vaccinare per queste 3 valenze anche ogni 3 anni. Diverso è il caso della leptospirosi che richiede un vaccino annuale e della rabbia che invece è una vaccinazione di legge che ha delle normative completamente differenti. Quindi ripeto che le vaccinazioni non devono essere un qualcosa di meccanico, ma devono essere programmate in base al rischio individuale. Vaccinazione della rabbia è una vaccinazione di legge, ha una durata, differente rispetto alla registrazione del farmaco, quindi esistono diversi farmaci, per cui esistono, dei farmaci che hanno una durata di 3 anni legale. In Europa, in altre aree magari sono riconosciute con delle frequenze differenti, alcune che durano soltanto un anno, alcune che dopo un primo richiamo durano o 2 o 3 anni. La vaccinazione antirabica è obbligatoria per l'espatrio e per le mostre, quindi dove ci sono dei cani potenzialmente provenienti da aree pericolose dove la rabbia può essere presente. Dai paesi extra, per i paesi extra UE è necessaria anche una titolazione degli anticorpi, quindi informatevi per tempo presso il vostro veterinario su che tempistiche per appunto questa titolazione anticorpale e comunque la vaccinazione antirabica va fatta dopo i 3 mesi di età. Altri vaccini, esiste un vaccino per la leishmaniosi che fa parte di una strategia multimodale nei confronti di questa malattia, multimodale perché da solo il vaccino non è sufficiente, da solo l'antiparassitario non è sufficiente, cioè bisogna utilizzare più mezzi per cercare soprattutto quando il rischio sia elevato, si lavora su più fronti per cercare appunto di ridurre l'incidenza di questa malattia.
Altre vaccinazioni sono nei confronti della tosse dei canili, che è una tosse molto, molto infettiva, molto frequente nelle aree dove sono presenti tanti cani. È una tosse che permane per tempi lunghi, tendenzialmente è una tosse alta, si dice come si chiama? Oddio, non mi viene, perché con il rumore delle oche, vai, mi verrà. Esiste la parainfluenza, esistono anche dei vaccini per alcuni tipi di tumori, quali il melanoma. In realtà, quello del melanoma non è che abbia una grossa letteratura favorevole a fronte, e anche per il linfoma, per alcuni tipi di linfoma esistono dei vaccini. Ora, vi ho fatto una tabella di quelli che sono gli antiparassitari più frequenti nell'utilizzo. Alcuni e soprattutto che cosa fanno, che attività hanno nei confronti dei vari patogeni. Quindi vi ho segnato fra i patogeni le pulci, le zecche. Un'azione repellente, quindi allontanare quelle che sono i papataci, quelle zanzarine che possono portare alla leishmania, attività nei confronti di acari, quindi significa delle varie rogne, o di parassiti intestinali o polmonari. Ora, di questi, alcuni sono più efficaci rispetto ad altri, nei confronti appunto di questi patogeni. La leishmaniosi, brevemente, è una malattia il cui areale si sta espandendo notevolmente in Italia, quindi è un problema che un tempo era localizzato soltanto nelle aree costiere del centro-sud Italia, adesso si sta espandendo con moltissimi focolai anche lungo le aree collinari del nord Italia. Ci sono delle aree in Emilia, delle aree nel Trentino, delle aree del Veneto, l'Oltrepò Pavese, la zona delle colline torinesi, la Val d'Aosta, nella Val d'Aosta, nella zona più bassa della Val d'Aosta ci sono diversi focolai autoctoni. Quindi prima di spostarsi o considerate sempre questo potenziale rischio, perché la leishmania è una malattia potenzialmente trasmissibile anche all'uomo, quindi è una zoonosi, e in più è una malattia che può avere un decorso mortale. Ok, penso di aver terminato. Quello Grazie che è con dottoressa. me è Max, è un cane ucraino. Che ho visitato nell'hotspot della Croce Rossa recentemente. Simpaticissimo è questo cagnetto. Va bene, Allora, grazie ancora. siamo noi a ringraziarla. Ci sono state qualche domande che sono state scritte nella chat, io gliene porgo qualcuna. Si parlava dell'acqua ossigenata per vomitare, per indurre il vomito. Sì, Ci dà un'idea della quantità da utilizzare? in realtà è molto variabile, quindi si comincia con qualche cucchiaio, uno o due cucchiaie, e poi si va avanti fino a quando non si induce il vomito, non c'è una quantità precisa. Ok, forse collegato, non lo so. Una curiosità, perché i cani mangiano l'erba e la rigurgitano? Allora, il mangiare l'erba probabilmente la necessità diciamo di depurarsi, di togliere qualche segno di acidità, un po' come quando noi abbiamo un po'
po' di acidità di stomaco e cerchiamo di mandare giù una caramella alla liquirizia per aiutarci. Nel loro caso, l'erba gli permette di vomitare e quindi di allontanare quella iperacidità presente in quel momento. Diciamo che è il loro Malox. Diciamo un po' di sì, ecco, più che altro è il loro brioschi. Perfetto. Destava curiosità, ha stupito anche me quante piante risultano essere tossiche. Viola chiedeva se sono tossiche solo se ingerite o anche, non so, immagino per strofinamento, No, per... tendenzialmente l'ingestione delle piante può essere tossico. In qualche caso, per esempio, il latte della di Effenbach, piuttosto che qualche altra pianta che ha quella linfa biancastra, può essere irritante, ma non è un grosso problema quello. Il problema grosso sono le ingestioni. Ok, per tenere sotto controllo la quantità di acqua, chiedeva Marco, che i nostri cani devono bere, quant'è la media che dovrebbe bere un cane, insomma? Allora, normalmente dipende anche dall'alimentazione, perché un'alimentazione secca di per sé è già disidratata e quindi il cane deve bere di più quando mangia un cibo secco. Quando fa caldo bevono di più, però tendenzialmente si considerano circa 70 millilitri chilo al giorno. Ok, Come perfetto. media, si dice che è patologico quando è oltre i 100 ml al giorno. Bene. Poi non so se lei vuole rispondere, ci sono state un paio di persone che hanno chiesto dei giudizi specifici su dei medicinali. Non so se questo, se posso... Allora, Diatab l'avevo segnalato anche nelle diapositive, è un prodotto che ha un'azione di blocco della diarrea. In realtà contiene delle sostanze molto simili alla bentonite, quindi trattiene le tossine, le sostanze che passano nell'intestino e aumenta la compattezza delle feci. Enterofilus sono dei fermenti lattici. Però utilizzano, se non ricordo soltanto, se non ricordo male, soltanto l'Enterococcus faecium, che è uno dei pochi batteri permessi in medicina veterinaria. Quindi è un monoceppo tendenzialmente, mentre normalmente ci sono dei prodotti biceppi. Quindi che hanno due tipi di batteri differenti, i multiceppi sono tendenzialmente umani, tipo il Vivomix e la VLS3, che sono i tipi più frequentemente utilizzati dai gastroenterologi. Ok, l'ultima domanda, mi scuso, io ho riportato solo le domande inerenti a quello che era il tema della serata. Ci si chiedeva, come mai alcuni cani mangiano le feci? Allora, l'essere coprofagi in realtà è un qualcosa di molto molto antico e in alcune aree del mondo interessa anche le persone. Questo perché? Perché probabilmente in questo modo si assumono quei microbiota considerato buono, che per qualche motivo è assente nel nostro soggetto. Questa è una delle spiegazioni che vengono date. Qualcuno lo fa anche per noia, ma quei cani che tendono a mangiare le feci in maniera quasi compulsiva lo fanno perché hanno la necessità di spostare il loro mondo batterico verso un'altra direzione. È Ok. stato chiaro? No.
No, le domande No, sono. no, per questo delle feci sono stata chiara o c'è bisogno di qualche altra, qualche altro chiarimento? No, io ho inteso, non so se credo sia chiaro quello che ha detto. Bon, volgiamo quindi verso la conclusione, prima di dare la parola a Stefano e magari Viola se vuole dire anche le due parole. Io invito tutti i presenti a fare una donazione. Abbiamo anche in chat messo la causale che appunto usava per individuare i soldi che voi gentilmente ci donerete. Io non riesco a contarvi bene, però siamo circa 45 persone. Anche una minima donazione potrebbe aiutare forse decine di cani. E poi vi chiedo anche di cogliere lo spirito di questi webinar. La dottoressa Palagiano Pronto? gratuitamente si è prestata a ore di lavoro, a passare la sera, 3 sere con noi, pur avendo un lavoro che la impegna tantissimo, proprio perché è stata mossa da questa volontà di aiutare. Quindi anche in riconoscenza al lavoro che ha fatto, vi invito a donare. Trovate sia sulla chat che sul sito Anic tutte i modi e le possibilità di farlo. Io la ringrazio, cedo la parola per l'ultimo saluto a Stefano. Sì, io vorrei ringraziare la dottoressa Palagiano della Clinica Meda, che è una persona squisita che si sta prestando a questo progetto con il fine di raccolta fondi, ma ha una utilità infinita per noi proprietari di cani.